Il prossimo mese era per alcune persone finalmente chiaro perché la lepre polare è di colore bianco e la lepre europea usa il cappottino marrone. Per esempio anche medici, infermieri, parrucchieri, cuochi si vestono di bianco e non vivono circondati dalla neve. In ogni caso, la definizione della lepre dell'uomo, chiamato a volte sapiens, potrebbe essere la seguente: un essere adaptabilis. Tutta la nostra vita ha un unico nodo fondamentale. Il conflitto fra quello che voglio io e quello che vogliono gli altri. Appena uscito dal grembo materno, il mio primo compito è adattarmi totalmente al nuovo ambiente. E da quel momento devo in continuazione adattarmi, 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 adattarmi. Spesso devo cambiare il colore se voglio sopravvivere, se voglio vivere bene. Spesso devo restare zitto se voglio che gli altri mi lasciano in pace. E a volte sono costretto a cambiare faccia. Cos'era prima? La lepre europea marrone oppure quella polare bianca? Forse non è così importante con me da fuori, comunque è sempre una lepre. Siamo più importanti noi del mantello. Il mantello ci deve servire. Oppure ho paura dei cambiamenti? Credo veramente che i cambiamenti mi devono portare alla perdita di qualche cosa? Forse non ho pensato che dopo ogni perdita viene una sostituzione. Cioè dopo il colore marrone verrà il bianco e viceversa. Ma la vita non ci lascia mai senza il colore. Immagini una lepre marrone che corre sulla neve o una lepre bianca in un fitto sottobosco. Ma la lepre si è arrabbiata mentre si alterava il colore della sua pelliccia, lo prendeva come una violenza. La vita è fatta anche di violenze, ma dipende soltanto da noi se le percepiamo come tali oppure se diamo loro un altro significato. Forse la lepre desiderava conservare il suo colore d'origine, forse non si riconosceva con il nuovo colore. Ma in realtà la lepre non aveva tempo di pensare a tutto questo. Le lepri non pensano. Esisteva un unico obiettivo di base: sopravvivere. A volte pensare troppo ci fa male, perché perdiamo la nostra istintività. Dunque lasciamo un po' che le cose vadano da sole.